Francesco Barbieri, direttore scientifico della Casa delle Farfalle di Bordano. Da sabato una peculiarità in più per questa struttura naturalistica dedicata ai serpenti. Di cosa si tratta? Sì, ormai è la terza edizione di questo evento che proponiamo ogni anno, dal titolo Ofidia. È un evento che è dedicato, come dice il nome, è dedicato ai serpenti, che sono animali sì temuti ma anche molto affascinanti, e hanno sempre poi attirato l'attenzione del pubblico e ovviamente dei naturalisti. Durante questo evento ci sono diverse attività, c'è un'esposizione con molti serpenti di varie specie, ci sono attività per i bambini, c'è modo di parlare con un veterinario specializzato, ci sono visite guidate specifiche appunto su questa sezione del nostro percorso espositivo. I serpenti che ospitiamo sono serpenti molto interessanti perché raccontano delle storie molto avvincenti, anche poco conosciute, dai serpenti che riescono a vedere di notte grazie a degli organi particolari che permettono loro di vedere gli infrarossi, ai serpenti che cambiano colore come i camaleonti, ai serpenti che mangiano altri serpenti, ai serpenti che fanno finta di essere velenosi, quelli che fanno finta di essere morti o quelli chiamati serpenti puzzola perché se disturbati producono un intenso odore che manda via i predatori, e dai serpenti primitivi che hanno ancora degli arti rudimentali che fanno capire che i serpenti una volta erano simili alle lucertole perché hanno perso le zampe con l'evoluzione. Insomma, sono tante le storie che qua riusciamo a raccontare, storie ovviamente di tipo naturalistico, storie di evoluzione, di adattamento, che comunque sono le storie che più interessano i nostri visitatori, ovviamente all'insegna della spettacolarità.